24 giugno 2023, Gesù a Lourdes de Maria. Anno 2023, le profezie si compiono, vivete i momenti che precedono la grande devastazione mondiale. Ecco il nuovo messaggio donato da Gesù a Lourdes de Maria, un messaggio che descrive uno scenario abbastanza inquietante per quanto riguarda molte parti dell'America Latina, con terremoti e addirittura con zone che subiranno un forte e devastante tsunami. Ma quello che preoccupa anche a livello mondiale è una frase che parla di compimento delle profezie, di una frase in cui tutti noi stiamo vivendo esattamente i momenti che sembrano precedere la grande distruzione del mondo, forse a causa di una grande guerra o di catastrofi ambientali. Forse l'anno sarà il 2023. Speriamo non sia così. Leggiamo il messaggio. Amati figli del mio cuore, siete argilla nelle mie mani. L'umiltà è una grande virtù che amo nella creatura. Vivete i momenti che precedono la grande devastazione mondiale. L'invidia riesce a schiacciare il pensiero stesso dell'uomo e lo porta a dimenticare che sta per distruggersi. Le lotte, le minacce, la supremazia, l'umanità è preda della tensione generata dalle minacce che passano all'azione. Pregate, figli miei, pregate. Cuba sta tremando con forza. Parte del suo territorio sta cadendo. La Giamaica sta soffrendo nella sua regione meridionale a causa dello scuotimento della sua terra. Haiti e la Repubblica Dominicana soffrono per la forza della natura. Sono fortemente scosse. Porto Rico è colpito da uno tsunami. Pregate, figli, Aruba soffre. Trinidad e Tobago sono scosse. Pregate, figli miei, pregate. Le piccole isole sono preda di uno tsunami. Figli miei, la creatura umana crede a ciò che gli conviene, a ciò che desidera sentire, e questo è un modo di ribellarsi alla volontà divina. Il mio popolo possiede la fede, tanto da sapere che, come popolo in marcia, è liberato da me da ciò che accadrà all'umanità nel mezzo del compimento delle profezie. Il luogo per proteggersi dal pericolo è un cuore di carne, altrimenti non basterà nulla. Il firmamento sembrerà in fiamme, essendo il prodotto del male dell'uomo. Non mi stancherò di chiamarvi a un cambiamento di vita. Aspettate in pace e sicuramente la venuta dell'angelo della pace. Siete i miei figli, siate chiari su questo. Vi benedico. Il vostro Gesù. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato.